Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Adovigino d'Est e Roduno Est Radio. Oggi, come di consuetudine, vi do sempre le notizie dello sport internazionale, nazionale e regionale, ma soprattutto non ci sarà più la seconda parte, quindi da questo TG in poi non ci saranno più i famosi risultati di campionati, roba eccetera, ma solo, diciamo, le tipiche partite di basket, di pallavolo, pallanuoto, tutto quello che c'è da sapere, anche oltre oceani. Andiamo a vedere le prime notizie di sport regionale. Tudinese, il mercato dell'Udinese, un poker con la valigia in mano. Calcio dilettanti, Bortolussi lascia il Friuli Venezia Giulia come rappresentante del Friuli Venezia Giulia e firmerà però per la Gemonese. Notizie invece, andiamo a vederle, che oggi c'è il Giro d'Italia, in questo momento già superato il Colle delle Finestre, che è proprio Frum attacca ai 80 km dalla fine, a 50 secondi da Tom Dumoulin, Pinot e Lopez, ieri alla deriva, cioè completamente la maglia rosa, mi sa tanto che alla fine di questo Gran Premio, questa tappa da Venaria Reale a Bardonecchia, non c'era più di Yerez, britannico Yerez, ma forse di Froome o di Tom Dumoulin. Vedremo. Intanto andiamo a vedere altre notizie che è successa proprio più di 2 ore fa. Fabio Aru si ritira, addio al Giro, all'inizio della terz'ultima tappa. Le gambe non rispondono più. Siamo alla vigilia della finale di Champions League che si concreterà a Kiev. Quindi Cristiano Ronaldo contro Salah, una sfida da distanza con vista sul pallone d'oro. E sarà proprio Real Madrid contro Liverpool. Real Madrid per il record e Liverpool per battere proprio Real Madrid. Notizie invece di questo momento: a Ginevra si sta giocando la partita tra Fognini incontra di nuovo Djokovic. Invece Champions League, torniamo alla Champions League, dove sarà Mané e Firmino, la BBC del Liverpool che ha tolto il sonno a Zidane. E invece nei giornali sportivi, nel web sport, come al solito, nelle edicole, Inter su Nainggolan, la Juve vuole Morata, Djokovic e Gimenez. Invece Benzema per Ancelotti al Napoli. Inter si stanno valutando due nomi per sostituire Cancelo, o Berezinski o Vislaico. E altre notizie invece del Roland Garros: Deborah Chiesa entra nel tabellone principale, fuori Martina Trevisan. Niente da fare per Simone Bolelli, eliminato alle qualificazioni. Serie A: Immobile è l'attaccante più votato da un sondaggio battuto Icardi. Notizie invece della Premier League: presto il vertice tra Chelsea e la gente di Sarri, parola di Guardian, il procuratore di Maurizio Sarri. Giro d'Italia: quando l'uomo medio affronta lo zoncolà in bicicletta, davvero una missione impossibile. Mondiale: Neymar partecipa al primo allenamento verso Russia 2018. Calcio: Criscito promuove Mancini, con lui l'Italia tornerà a sognare. Invece andiamo a vedere le notizie della partita giocata della gara a 1 semifinale dei playoff tra Urbani Milano e Brescia, che ha vinto Brescia contro Milano per 82 a 85. Notizie ancora del Real Madrid: nella storia di nessuna città ha vinto Eurolega e Champions nel stesso anno. Mondiale: scoperto del lato della Coppa Rimé, lo fece per essere il primo inglese ad alzarla. Notizie invece che stanno girando dal tabellone maschile delle Roland Garros: Nadal contro Djokovic, Fognini pesca Andurian e Seppi con Casquet.
Poi notizie invece della NBA, la giocata della notte, passaggio no look di Harden e tripla sul corrente di Gordon, dove Houston vince contro Golden State e assapora le Finals. Notizie della Pellegrini, la TV non toglie nulla al nuoto, salta solo i giochi del Mediterraneo. Notizie, altre non ne vedo, mi sa di no. Più che altro forse MotoGP, Domenicali su Lorenzo dice, un grande pilota incapace di sfruttare la Ducati. Notizie invece che stanno circolando di lavorato Martì, Lautaro Martinez, sbarca in Italia, i primi cori e i primi autografi con i tifosi. Monte Carlo, una sfida tra pilota e tracciato, quindi vedremo che cosa succederà. Ma andiamo a vedere i risultati di alcune partite o di altro, soprattutto come la partita della Serie B di andata dei playoff per rimanere in Serie B o retrocedere in Serie C della Lega Pro. Vedremo. Intanto è il 0-0, quindi si vedrà tutto il ritorno tra Virtus Entella e Ascoli. Invece andiamo a vedere, come dicevo, il basket di Serie A, semifinali. Empoli Milano ha perso contro Brescia per 82-85 per la gara 1 dei semifinali della Serie A. Come dicevo, vittoria di ieri di Massimilian Scharman, il tedesco, poi Luan Plaza e poi ancora terzo Mattia Cattaneo nella tappa di ieri, che era da Abbiate Grasso a Prato Nevoso. Oggi invece, come stavo dicendo nei titoli, la tappa in questo momento è 57 km dall'arrivo. Dovranno ancora percorrere la salita di Sestier, già fatto il colle delle finestre, dove la maglia rosa ieri sta perdendo totalmente la maglia rosa, è indietro di ben 16 minuti e 42. Da Frum, quasi 15, anzi 16, no, 15 da 14 o poco più, poco meno da Tom Dumoulin, da Pozzovivo a 2 minuti e 48 e dalla testa di Frum. Quindi vedremo cosa succederà. Ma intanto andiamo a vedere che cominciano già le amichevoli nazionali. Stasera alle 21 ci sarà Guaita contro Egitto. Invece l'NBA nella semifinale, gli Utah Rogers hanno vinto contro gli State Warriors per 98 a 94. Come dicevo, la tappa di oggi è da Venaria Reale a Bardonecchia, 185 km. Poi c'è la Tour del Giappone, già gareggiato, vittoria di Gargià, ma il peso spagnolo Gargià, secondo Prenestier e terzo Chris Hartmann. C'è la prima giornata della National League di pallavolo, dove l'Italia gioca contro la Germania alle 5 di pomeriggio. Vediamo se ci sono novità per domani. Domani c'è la finale di Champions League che si svolgerà a Kiev, quindi in Ucraina, tra Real Madrid e Liverpool alle 20:45. Chi invece è interessato alla MLS, calcio americano, ci sarà alle 2 di notte, ora italiana, Toronto contro Dallas, alle 2:55 New York, giusto, Dinamo contro New York City, alle 5 del mattino invece Los Angeles Galaxy contro Young Boys, dove c'è Ibrahimovic. Poi alle 23 invece Seattle contro l'Assalte e alle 23:30 ora italiana Vancouver contro New Ireland. Amichevole invece tra Cina e Giordania, amichevole a mezzanotte ora italiana. Invece ci sarà la partita semifinale ancora alle 20:45 tra Empori Milano, Armani e Brescia, e a 2 minuti e invece alle 2:30 del mattino NBA ci sarà il Cleveland contro Boston Celtic. E domani ancora Giro d'Italia, tappa
il tappone del dislivello di 400 metri sopra il livello del mare, in tutto sarà da Susa a Cervinia. Quindi vedremo che cosa succederà. E la pallavolo domani ci sarà Italia, cioè, con la giornata ci sarà Italia contro Brasile. E ancora la Formula 1, infine. Ci sarà la Formula 1, le prove libere 3 a mezzogiorno, invece le qualifiche alle 3 del pomeriggio, quindi ore 15 di Formula 1 a Monte Carlo. Bene, la gara, come al solito, di Formula 1 è alle 15:10 di domani. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo lunedì. Quindi buon weekend di sport a tutti voi. Vi dirò che ci saranno sempre la puntata speciale del Giro d'Italia per le ultime due tappe di domani e di domenica. Grazie a tutti e ci sentiamo lunedì. Ciao ciao e buon fine settimana a voi.